può fare, si può fare, si può prendere e lasciare, si può fare, può comprare, può andare. Un grandissimo successo è il concerto di Angelo Branduardi nella Basilica di Colle Maggio. Il menestrello italiano per eccellenza ha offerto uno spettacolo unico e apprezzato che di fatto ha aperto i festeggiamenti per la perdonanza celestiniana nel giorno dedicato proprio a San Pietro Celestino. Con il suo sorriso e le spiegazioni di tutte le sue canzoni ha incantato il pubblico presente. Il concerto si è aperto con la famosissima Si può fare in un'atmosfera da favola, con la Basilica trasformata in un tripudio di luci e colori. Straordinaria anche i suoi musicisti. Una scelta importante quella di portare quest'artista eclettico all'Aquila. Per Branduardi non è stata la prima volta in città, ma l'artista ben si inquadrava nell'impronta e nello spirito che si è voluto dare alle manifestazioni celestiniane. La nostra felicità è che abbia accolto il nostro invito e quindi abbiamo portato questo spettacolo di grande qualità e di sensibilità e di eleganza in un posto, un luogo sacro per noi assolutamente importante per noi aquilani, come appunto la Basilica di Santa Maria di Colle Maggio. E quindi le festività per la perdonanza non saranno più circoscritte all'ultima settimana di agosto. Si aprono oggi con questo evento i festeggiamenti per tutta l'estate.